Grazie Marco della domanda. Come hai visto, per noi è un evento ibrido, quanto ci piace sempre parlare della parte ibrida. Abbiamo avuto non solo i giornalisti ma anche i nostri partner, quindi distributori e geopartner. Questo perché il messaggio che vogliamo dare è quello della partnership e dell'innovazione tecnologica. Quindi ancora una volta abbiamo annunciato recentemente dei nuovi prodotti venduti come servizi, in as a service, e vogliamo comunque mantenere questi all'interno della filiera che noi oggi abbiamo. Quindi noi, distributore, il rivenditore e poi l'utente finale. Quindi per noi è molto importante andare a rimarcare che ancora una volta siamo leader di soluzioni tecnologiche che devono dare una mano ai clienti ad attraversare o a iniziare quella che è la digital transformation. Tanto perché abbiamo riannunciato, diciamo, condiviso con i giornalisti, con i nostri distributori e geopartner, l'annuncio della nuova famiglia di server HP e ProLiant Gen 11, server che, diciamo, si basano su tre caratteristiche: sono intuitivi, sicuri e ottimizzati. Intuitivi grazie al nuovo sistema di gestione HP e GreenLake, Compute Ops Manager, COM per gli amici, che permette una gestione dell'intero ciclo di vita del server, anche per server distribuiti, da un punto centralizzato. Sicuri dal silicio al software, dalla fabbrica al cloud, anche esteso all'ecosistema di partner che vanno a costruire, ad installare i componenti nei nostri server, ottimizzato per quelli che sono i nuovi workload, quindi dall'intelligenza artificiale, machine learning, VDI, perché alla fine diciamo che viviamo nell'era dei dati, è importante poter estrarre sempre di più valore dai dati, ma alla fine per poterlo fare serve alla base una capacità computazionale importante, che è quella che riusciamo ad offrire con i nostri nuovi HP e ProLiant Gen 11.